Venerdì 23 aprile il senatore Gianluigi Paragone è stato a Catania per un incontro con il direttivo di Italexit Sicilia prima e con i cittadini e simpatizzanti al partito dopo. Così si legge nel volantino e comunicato di Italexit Sicilia che invitava ad aderire alla manifestazione. Uno è peggio dell'altro, non è solo il titolo di un famoso film, ma quello che sta succedendo attualmente dopo il passaggio dal governo Conte al governo Draghi. L'incappucciato della finanza continua a non dare vere risposte sui ristori ed insiste in una politica di restrizioni anche in presenza della bella stagione, che, come lo scorso anno, è il vero nemico del virus, insieme ad un'adeguata terapia domiciliare e ad una vita sana all'aria aperta. In queste ultime settimane si sono moltiplicate le manifestazioni in tutta Italia per chiedere semplicemente il diritto di poter lavorare. Questa politica di continue chiusure, con le sue regole assurde ed insensate, non ha prodotto effetti realmente positivi. In realtà, addossando la colpa ai cittadini, il governo vuole coprire lo sfascio della sanità pubblica ed una gestione dilettantistica della vaccinazione che ha creato confusione e paura tra le persone. Il recente decreto-legge che prevede l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari viola le libertà costituzionali ed è inutile, anche i vaccinati possono contagiare. Ma questo è solo il primo passo. Vogliono introdurre il passaporto vaccinale per tutti, come arma di ricatto per obbligare ogni persona a vaccinarsi, compresi i giovani ed i bambini. Italexit si batte nelle piazze ed in Parlamento per i diritti dei lavoratori, delle piccole imprese, degli artigiani e commercianti, per la libertà e la giustizia. Questa Unione Europea, con i suoi trattati, è una prigione in cui vogliono far morire l'Italia e la Sicilia. Vi aspettiamo numerosi per riprenderci l'Italia. Questo quanto si leggeva nel volantino comunicato di Italexit Sicilia. Noi di Catania Creativa siamo andati ad intervistare Paragone in separata sede poco prima che egli si avviasse verso Piazza Università per tenere il suo discorso e confrontarsi con i cittadini intervenuti. Siamo qui insieme al senatore Gianluigi Paragone di Italexit. Siamo anche sotto la pioggia. Normalmente la Sicilia accoglie i visitatori con il sole, e vabbè, oggi è capitato così. Però è la prima volta. Però è la prima volta, esatto. Allora, le volevo chiedere due domande. La prima è sui vaccini, ovvero ci sono state molte polemiche riguardo ad alcune sue presunte vere affermazioni, un po' magari così, che la potevano lasciare il dubbio. Io adesso le chiedo di dire chiaramente qual è la sua posizione in merito ai vaccini, in particolare all'obbligo vaccinale ed in particolare all'obbligo vaccinale per il Allora, personale sanitario. premesso che io tutte queste polemiche non le ho viste da nessuna parte, se non alimentate da gente in malafede che fa un taglia e cuci di articoli di giornale dove devi proprio essere in malafede per estrapolare le mie pseudo affermazioni. In questo articolo di giornale si diceva che io ero contrario e avrei votato quindi contro il decreto, quindi ero contrario all'obbligatorietà vaccinale. E poi nel ragionamento dicevo, ma ove mai si volesse seguire il ragionamento del governo, non possono non tenere conto della scelta di un medico a rifiutare un certo vaccino. Quindi è per la libera scelta lei. Io sono assolutamente per la libera scelta, come del resto tutti i paesi europei stanno facendo. Cioè noi Ok. saremmo l'unico paese che inizia a mettere l'obbligatorietà vaccinale. Ok, la seconda domanda invece riguarda le partite IVA, le aziende. Allora, siamo in un mare agitato, chiusure, aperture, richiusure, riaperture, zona gialla, zona bianca, zona arancione, zona rossa. E insomma, dietro le aziende ci stanno delle persone sostanzialmente che al momento sono veramente disperate. Quali soluzioni lei propone? Qual è la chiave di volta secondo lei? Cosa bisognerebbe fare? Cosa chiederà al governo? Per cosa si batterà? Beh, non c'è nessuna, siamo ormai a fine aprile, cosa vogliono aspettare? Questo qui è un caso che stia piovendo qui, quindi cosa fai? Non fai lavorare il mondo della ristorazione perché non sei stato capace di risolvere l'emergenza sanitaria? Qui siamo già in ritardo, gli altri paesi si sono strutturati per un'offerta turistica e anche magari alcuni italiani stanno già prenotando all'estero le loro vacanze perché non sanno dove e come fare le vacanze in Italia, quindi stanno penalizzando anche il settore turistico. Se pensano che
basti dire adesso riapriamo perché tutti realmente possono aprire, forse non conoscono il mondo dell'economia reale, anche il mondo della ristorazione, nel momento in cui gli dici puoi riaprire, in che condizioni riapre, con quali sofferenze bancarie, con quali pregressi magari di bollette, di rate, di burocrazia varia che gli sta sul capo. Quindi la cosa veramente drammatica di tutta questa vicenda è che non sono stati in grado di risolvere, perché secondo me c'è incapacità e a questo punto devo anche dire malafede, quindi non sono stati in grado di risolvere l'emergenza sanitaria e ora non sono neanche in grado di riparare il danno all'economia che loro stessi hanno causato. Quindi le riaperture immediatamente, senza colorazioni varie. E senza coprifuoco? Senza coprifuoco, che è la cosa più stupida e infantile che possano fare. Ma tu puoi andare a mangiare, in teoria tu alle 22 devi essere a casa, tu dovresti andare quindi a cena, mangiare così, quindi togli anche il piacere della cena, ti devi certo. Mettere lì e poi rientrare. Poi se tu limiti dicendo alle 22 devi essere a casa, la gente di fatto, alla gente passa un po' la voglia di uscire e quindi stai creando anche un ulteriore stress psicologico. Soprattutto i ragazzi magari poi si vanno ad incontrare a casa e quindi insomma. Come sento parlare adesso anche delle 23 come prossimo step, stiamo andando verso giugno, che 23? Tu fai fare l'attività normale, anche perché ormai si va verso la bella stagione e questo virus inizia ad attenuarsi per i fatti propri, senza tanti, per via del caldo, senza tante fandone che ci vengono a raccontare. Quindi apertura, vogliono tenere un coprifuoco. Io in teoria sarei contrario a qualsiasi coprifuoco in assoluto, ma se proprio gli piace perché sono mentalmente dei comunisti, allora lo mettessero almeno a mezzanotte, volete che vi dica. Se proprio si sono affezionati a sta camurria del coprifuoco, almeno a mezzanotte. Va bene, la ringrazio. Grazie, onorevole. Grazie. La manifestazione a Piazza Università con Paragone ha visto, nonostante la pioggia, una nutrita partecipazione di pubblico, che sarebbe probabilmente stato ancor più numeroso qualora le condizioni atmosferiche fossero state un po' più clementi. Questo il video della diretta su Facebook condiviso dalla pagina di Italexit Sicilia. Una mascherina su due che arrivava dalla Cina era buggata, come direbbe mio figlio, oppure, per dirla con il linguaggio giusto, non era in grado di proteggere. Quindi siamo andati in giro con delle mascherine che hanno comprato loro in nome dei super commissariamenti, ci hanno dato delle mascherine che spesso magari erano delle mascherine che non proteggevano come avrebbero dovuto. E quindi gli italiani sono stati correttissimi, educatissimi, rispettosissimi anche delle regole più assurde, ma lo abbiamo fatto. Chi invece avrebbe dovuto mettere in protezione e in sicurezza gli italiani non l'ha fatto, ed ecco perché abbiamo delle procure della Repubblica che stanno indagando. Noi settimana prossima presenteremo una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Speranza, e stavolta in Senato, perché solo in Senato siamo riusciti a farla, in Senato vedremo chi appoggia e chi non appoggia il ministro Speranza, e chi pensa in maniera Ponzio Pilatesca di astenersi, gli diremo che è un'astensione da sbirulino, perché adesso basta, o Speranza è il tuo ministro oppure basta, lo si porta via, lo si porta a casa e lo si porta all'interno di un partito che cos'ha, il 2%? Può un partito del 2% esprimere il ministro della salute in un momento così centrale per la vita degli italiani? Io penso di no, e quindi siamo riusciti a mettere in piedi questa mozione di sfiducia, sarà presto calendarizzata settimana prossima e vedremo chi è che vota, la fiducia o la sfiducia al ministro Speranza. Questo è il primo punto. Il secondo punto, stiamo parlando con i ristoratori, con il mondo delle palestre, con il mondo del commercio, con il mondo di chi è stato tenuto fermo. Quindi abbiamo un ministro Speranza che nel governo Draghi è riuscito a mantenere la stessa funzione del governo Conte 2. E allora la domanda è sempre la stessa: come fa un rappresentante di un partito del 2% a riuscire a tenere la stessa posizione nel governo del cambiamento, nel governo del tutti dentro, nel governo guidato da un banchiere centrale? Evidentemente certi silenzi premiano, certe posizioni evidentemente premiano, ed ecco perché Speranza è rimasto lì. Ma attenzione, e questo è l'altro punto che dobbiamo tenere
assolutamente fermo. È ora di dire basta a dei DPCM, a dei decreti, a delle misure che non hanno senso. Ma è mai possibile che adesso ci vengano a dire che all'aria aperta il virus veicola di meno? Non è che ci voleva Pico della Mirandola per scoprirlo. E allora io mi domando, ma il mondo dei mercati, perché è stato tenuto fermo quando il mondo dei mercati e del commercio ambulante vive all'aria aperta e lo fa d'inverno, sotto il freddo, sotto la pioggia, sotto la neve? Voi avete spaccato un mondo, avete ridotto i poveri ambulanti ad essere ancora peggio condizionati e peggio messi in una situazione come quella pandemica. Ed è stata una situazione ingiusta, una chiusura ingiusta. Chi paga? Chi paga quel mondo del commercio ambulante? Chi paga il mondo dei mercati? Chi è che paga delle scelte che non appoggiavano non solo a senso logico, ma non appoggiavano neanche a criteri cosiddetti scientifici? E quindi è un primo mondo che è rimasto chiuso per niente. Il mondo della ristorazione. Beh, il mondo della ristorazione gli hanno fatto fare di tutto e gli dicevano: per tenere aperti dovete creare le condizioni di distanziamento tra i tavolini, e quelli hanno fatto i tavoli distanziati. E poi gli dicevano: però dovete anche comprare i prodotti di sanificazione, tutto a vostre spese, perché tanto poi ci sarà in qualche modo una defiscalizzazione. Sono ancora lì che aspettano la defiscalizzazione, però intanto avevano comprato i prodotti di sanificazione, avevano messo il plexiglass tra un banco, tra un tavolo ed un altro, perché fra un po' anche tra marito e moglie bisognava parlarsi attraverso il vetro in plexiglass. Pensa com'erano geni questi signori delle varie consulenze, CTS eccetera. Poi gli avevano detto: ristoratori, dai, tranquilli che vi facciamo aprire sotto le feste di Natale. Io mi ricordo, ero in una trasmissione televisiva e mi ritrovai con il vostro corregionale Faraone, che a un certo punto mi sfidò, disse: caro Paragone, ti dovrai mangiare quello che stai dicendo ai ristoratori, perché i ristoratori, ve lo garantiamo noi di Italia Viva, li faremo tenere aperti alle feste di Natale. Hanno fatto la spesa, sti poveri disgraziati, avevano programmato la riapertura ed è finita come sappiamo. Allora poi c'è la crisi di governo, promossa dall'amico di Faraone, da Renzi. Crisi di governo, allora si generano un'aspettativa, perché sono andati a prendere direttamente l'over the top, il fuori classe. Vanno a prendere chi? Vanno a prendere Mario Draghi. E tutti dietro a dire: chissà Mario Draghi quale bacchetta magica ha, chissà se riuscirà a risolvere i problemi del paese. Primo decreto di Draghi, i ristori sono esattamente nella stessa logica di prima, e cioè ristori zero. Quindi quei poveri disgraziati dei ristoratori si sono ritrovati a dover aspettare il decreto che verrà. Sì, perché questo decreto è pieno di cretinate, di corbellerie. Puoi pensare di fare un'apertura serale con il coprifuoco alle 22? Cioè io cos'è? Devo andare a mangiare con la fretta che alle 22 devo andare a casa, perché altrimenti mi mettono la multa. Io vado al ristorante per stare bene, per godere del cibo, non la mentalità del cibo da sport, perché qui tra le altre cose ormai ci stanno togliendo anche il gusto del mangiare bene, dello stare a tavola. Perché? Perché hanno ormai messo il meccanismo. Esatto, hanno messo il meccanismo del cibo da sport. E voi ormai li guardate, le nostre città nel lockdown erano piene di questi ragazzini o di questi signori che consegnavano il cibo a domicilio. Tra l'altro sono i nuovi schiavi, sono i nuovi soggetti deboli, sono una nuova classe operaia, questi signori che vengono sfruttati da multinazionali che, badate bene, non è che hanno come core business quello, cioè come materia di business principale, da fare principale, quello di portare il cibo a domicilio. No, attenzione a pensare che queste multinazionali, che tra l'altro non pagano neanche tutte le tasse in Italia, questi signori delle multinazionali che cosa stanno facendo? Stanno acquisendo tutti i dati delle nostre tendenze di gusto, di ristorazione, cioè sanno dove sta andando la ristorazione in questo preciso istante. E quindi vendono questa mole incredibile di dati, li vendono ai fondi o ai soggetti che vogliono investire nella ristorazione, e lo fanno a botta sicura, perché sanno benissimo in una certa zona che cosa sta andando e che cosa no.
Peggio ancora, queste società di delivery adesso metteranno in moto un meccanismo di franchising per cui subentreranno dentro il mondo della ristorazione in sofferenza, pagando ovviamente niente, si prenderanno le cucine, si prenderanno il personale e faranno una specie di catena di montaggio del cibo. Noi che siamo il luogo del cibo, dell'identità, dell'agroalimentare, dell'eccellenza, dobbiamo stare dentro ad un condizionamento voluto dalle multinazionali del cibo. Basta con questa logica. E quando vi dicono che il recovery plan è la grande sfida che dobbiamo vincere perché è la sfida della digitalizzazione, attenzione, perché ci stanno fregando, sono soltanto aiuti al mondo delle multinazionali, perché quando tu investi sulla digitalizzazione stai dando delle autostrade incredibili alle multinazionali, il cui unico scopo qual è? Quello di estromettere progressivamente il lavoratore dal mondo produttivo, e il lavoratore sarà sostituito dai robot e dagli algoritmi. Questo futuro che volete? Noi no! Italexit è un partito fortemente allergico alla modernità. Questa modernità ci ha rotto i coglioni! E la dobbiamo dire chiaramente! Perché non è un'idea di modernità, è un'idea di paese feudale. Ma voi lo sapete che in questo paese qui stanno accadendo cose incredibili. Qui i ristoratori sono costretti ad andare in piazza e a volte a subire anche l'onta di dire che violenti, che fascisti che sono questi ristoratori. Questi ristoratori ne hanno le palle piene di essere presi per i fondelli da un anno, perché gli avevano detto che le banche avrebbero aperto i cordoni della borsa, che la burocrazia sarebbe stata amica col pifero, perché l'Agenzia delle Entrate è l'unico ufficio che non ha mai smesso di lavorare e continua a produrre cartelle. Avevano detto lo Stato vi sta vicino e ci sarà una pioggia di soldi. Io l'unica pioggia, sfigato sono io che vengo in Sicilia e mi becco oggi, e questa pioggia di soldi non ce n'è stata. Quindi anche lì, allora vi sto dicendo che in questo paese ai ristoratori non vengono dati soldi, al mondo delle palestre non vengono dati soldi, anzi adesso diranno che le palestre potranno riaprire. E cosa pensate? Non so se c'è qualcuno che qua gestisce palestre o lavora in quel mondo. Praticamente se tu hai degli abbonamenti che sono in sospeso, non è che fai adesso dei nuovi abbonamenti o dei nuovi ingressi, quindi tu non avrai neanche la liquidità che ti serve per ripartire. E intanto però hai piani d'ammortamento di tutti i macchinari, perché le palestre, mantenere una palestra costa. Quindi insomma, il mondo in sofferenza, il mondo dell'economia reale non ha ricevuto nulla, l'hanno tenuto bloccato e non ha ricevuto nulla. Però vi dicono, ah ma i soldi non ci sono. No, non è vero, perché come vi dicevo, i soldi a FCA per fare le mascherine gliel'hanno dati, i soldi per le mascherine gliel'hanno dati. I soldi al signor Benetton, quel signore che doveva in qualche modo subire la giusta penalizzazione, perché lo Stato italiano, cioè noi, avevamo dato al signor Benetton la concessione delle autostrade italiane, autostrade che non ha costruito Benetton. Le autostrade italiane sono state costruite con i soldi dei nostri nonni, con i soldi pubblici. Lui aveva soltanto una concessione e doveva tenere in ordine quelle strade. Bene, crollo del ponte Morandi, che cosa successe? Che dalla revoca delle concessioni autostradali, io me li ricordo, i miei ex amici del Movimento 5 Stelle, basta, adesso noi toglieremo le concessioni autostradali, revoca senza se, senza ma, il signor Benetton ancora gestisce il tratto autostradale dove c'è il nuovo ponte Morandi. Ma vi sembra normale? Non solo. Adesso, da che dovevamo fare la revoca delle concessioni autostradali, adesso partecipiamo con Cassa Depositi e Prestiti ad un'asta, perché è entrato Abertis, che è amico di Benetton. Quindi Abertis entra per tentare di prendere autostrade per l'Italia. Complimenti quindi alla grande strategia del governo. Altra questione che vi voglio raccontare brevemente, perché siamo sotto la pioggia, ma è giusto, perché i telegiornali non ne parlano e io è giusto che vi racconti queste cose. Questo qui è un paese in cui dovete sapere che l'amministratore delegato di una partecipata di Stato molto importante, che un tempo l'avevamo conosciuta come Finmeccanica, che oggi si chiama Leonardo, è un signore che si chiama Profumo. Bene, questo Profumo è condannato in primo grado per avere falsificato i bilanci di Monte Paschi Siena,
Cioè non stiamo parlando di una banchetta come tante altre, stiamo parlando della banca su cui noi italiani ci abbiamo messo i soldi per il salvataggio. Allora giustamente io mi domando, primo, com'è possibile che una società dove c'è partecipata dal tesoro, che è quotata in borsa, possa essere guidata da uno condannato per gravi reati finanziari? Ma come minimo mi sembra il paese di Pulcinella. E poi mi domando, come mai il Ministero dell'Economia e delle Finanze, visto che è una MPS, in NPS c'è al 64% il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Tesoro, perché non ha sollevato un'azione di responsabilità civile nei confronti del signor Profumo e del signor Viola? Forse perché qualcuno vuole nascondere qualcosa? Forse perché Draghi è un po' in imbarazzo perché quando fu governatore di Banca d'Italia non seppe vigilare bene su una certa operazione di MPS con Anton Veneta? Forse perché anche quando era a capo della BCE anche lì non seppe vigilare bene? E allora abbiamo un governatore di banche centrali che adesso guida il paese e ha paura dei propri fantasmi, dei propri scheletri negli armadi. Terzo e ultimo fatto. Mentre noi siamo qui a difendere le ragioni della ristorazione, del commercio, della piccola impresa, dei lavoratori, accade che proprio sul lavoro sta accadendo un fatto gravissimo di cui nessuno parla. Ne parlo soltanto io e pochissimi altri. In questo paese, a Taranto, un padrone, perché io non so come chiamarlo diversamente, che si chiama ArcelorMittal, si permette nel silenzio generale di licenziare un lavoratore perché ha la colpa di avere scritto un post sulla sua bacheca Facebook privata in cui diceva di guardare una fiction televisiva ed è stato licenziato perché consigliava la visione di una fiction televisiva. Ragazzi, se questo passa, allora vuol dire che Dana libera tutti sui diritti fondamentali di noi cittadini lavoratori. Questo non lo possiamo permettere. E pensate che qualcuno nel governo abbia detto qualcosa? Zero, soltanto silenzi. Perché? Semplice, perché signor ArcelorMittal accanto a un'altra vecchia conoscenza di questo periodo di lockdown, si chiama Invitalia. Chi c'è a capo di Invitalia? Domenico Mimmo Arcuri. Invitalia pubblica al 100% e dentro la compagine d'azione reato dell'ex. Quindi vuol dire che anche con i soldi di Invitalia, quindi anche con soldi pubblici, si stanno sfregiando i diritti più elementari dei cittadini lavoratori italiani, perché non solo si deve difendere il lavoro, e ormai sembra quasi che sia un optional la difesa del lavoro, è un optional parlare di contratto a tempo indeterminato, e questo non è assolutamente nel programma di Italexit. Italexit punta alla piena occupazione e al ripristino dei contratti a tempo indeterminato, perché il contratto a tempo indeterminato non può essere una botta di fortuna che ti capita nella vita, e non può essere neanche che nelle famiglie italiane si faccia una sfida generazionale tra genitori e figli per avere un posto di lavoro, per avere un contratto e per avere una retribuzione. Bene, mentre nessuno parla dei diritti dei lavoratori, noi saremo sempre in prima fila e in prima linea nella guerra, perché è una guerra a difesa dei diritti dei cittadini. Guai a chi tocca il lavoro, guai a chi tocca la piccola impresa, guai a chi tocca il risparmio dei cittadini italiani, che è quello che vogliono prendersi, vogliono fregarsi i nostri risparmi, e guai a chi pensa di limitare la libertà, perché se un lavoratore è stato licenziato per aver espresso le proprie opinioni, questo è lo stesso paese in cui delle piattaforme, delle multinazionali, come per esempio YouTube, si permette di cancellare un canale televisivo di un caro amico che si chiama Messora. Questo vuol dire cominciare a tappare la bocca nel silenzio generale dell'informazione, che ormai perde sempre più peso, ma soprattutto della cittadinanza. Grazie a voi per essere stati sotto la pioggia accanto a queste battaglie, che sono le battaglie in difesa dei diritti costituzionali. Tutto adesso ce lo dobbiamo riprendere, non un pezzetto in meno. Grazie.